Buongiorno a tutti, eccoci di nuovo insieme. Oggi parleremo un attimino del perché scegliere un'alimentazione naturale. Allora, prima base essenziale, scegliere un'alimentazione naturale e salutare è per il benessere del nostro corpo. Infatti, le più aggiornate ricerche scientifiche nel campo della prevenzione della malattia raccomandano l'adozione di un'alimentazione naturale e prevalentemente vegetale, perché noi sappiamo che i vegetali, come la frutta e la verdura, sono molto ricchi di nutrienti, ma anche i cereali integrali, perché sono ricchi di fibre. Quindi il primo punto è per la salute del nostro corpo, ma anche per la salute della nostra mente, perché un'alimentazione salutare e naturale favorisce la serenità della mente, perché se il nostro stomaco è appesantito, cosa succede? Anche la nostra mente è appesantita e quindi facciamo fatica a ricevere gli input magari di una lettura o di una conferenza o di tante cose che ci vengono dall'esterno, perché la nostra mente è occupata a digerire gli alimenti che abbiamo mangiato in precedenza. In questo periodo si parla molto di ecologia, quindi di un ambiente più pulito. Ecco, l'alimentazione naturale e salutare aiuta anche l'ambiente, perché riduce l'inquinamento sia dell'ambiente esterno che ci circonda, ma anche delle acque. Perché se noi sappiamo, gli animali bevono tantissimo, ok? Molti litri di acqua. Siccome l'acqua scarseggia, dobbiamo pensare anche al nostro ambiente, non soltanto interno, ma anche esterno in quello che viviamo. Poi c'è anche un risparmio energetico, perché infatti gli alimenti naturali richiedono meno energia, meno fertilizzanti e carburanti per essere coltivati. Quindi preferiamo, quando dobbiamo fare la spesa, di scegliere un alimento biologico o biodinamico. Ma c'è un altro aspetto molto molto importante, che è l'aspetto spirituale, perché noi, se abbiamo il cervello limpido, se abbiamo la mente limpida, riusciamo anche a ricevere le cose spirituali, perché anche lo spirito è molto importante in tutto l'insieme del nostro sistema. Quindi la nostra vita deve essere a 365 gradi. Io in questo caso parlo dell'alimentazione, ma non c'è solo l'alimentazione. Ci sono vari fattori che poi impareremo pian piano. Anche la fame nel mondo possiamo aiutarla, nel senso a diminuire, col nostro stile di alimentazione, con gli sprechi, perché noi sprechiamo tantissimo cibo, quindi attenzione anche su quello, perché noi abbiamo i frigor sempre sempre molto pieni, molto, sembra che dobbiamo mangiare tutto l'anno come se fosse Natale, invece il Natale una volta arriva una volta all'anno, invece i nostri frigor sono strapieni, le nostre dispense sono strapiene di cibo. E infatti i risultati si vedono, perché siamo una popolazione sempre più obesa, con sempre più chili. Quindi cosa dobbiamo fare per avere un'alimentazione salutare e naturale? Prodotti, come ho detto prima, da agricoltura biologica, biodinamica, senza uso di pesticidi, antibiotici, che vanno tutti nel nostro corpo, ricordiamocelo questo, senza sostanze chimiche. Una cosa che io dico sempre alle massaie, ma non soltanto alle massaie, lo dico in generale a tante persone: quando andiamo a fare la spesa, leggiamo l'etichetta, perché l'etichetta è molto 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 importante. Noi compriamo, riempiamo il carrello, ma non sappiamo che cosa compriamo. Quindi impariamo a leggere le etichette. Portiamoci dietro una lente di ingrandimento. Perché? Perché le etichette sono talmente scritte, gli ingredienti sono talmente scritti piccolini, che tante volte facciamo fatica anche a leggerli. Se si possono chiamare ingredienti, perché
sinceramente, di ingredienti alcuni alimenti ne hanno ben poco. Mangiare cereali integrali, perché la fibra è molto importante per espellere tutte le schifezze del nostro corpo. Integrale, non con l'aggiunta di crusca, perché molti alimenti che noi troviamo sono con l'aggiunta di crusca. Quindi leggiamo sempre anche quello, o andiamo direttamente dall'agricoltore, dal produttore, in una cascina dove conosciamo che l'alimento è veramente integro. Visto che in questo periodo c'è una crisi pazzesca, aiutiamo i piccoli agricoltori, aiutiamo le piccole aziende e non le multinazionali, che di soldi ne hanno tanti e di schifezze ne mettono tantissime anche nel mangiare. Frutta e verdura di stagione, mi raccomando, perché quando vado a fare la spesa vedo certi alimenti che sono o totalmente estivi nel periodo invernale o totalmente invernali nel periodo estivo. Olio extravergine di oliva, mi raccomando, spremuto a freddo, così non ha lavorazioni. Cosa che dico sempre è togliere, eliminare lo zucchero dalla nostra alimentazione. Usiamo il succo di mela, i datteri, in questo periodo bellissimo, i datteri, l'uvetta, i fichi secchi, i malti, cioè insomma ci sono tanti dolcificanti senza dover usare lo zucchero. Al posto del burro, che è un grasso, usiamo l'olio di girasole o di mais, sempre biologico, mi raccomando, perché il mais, la maggior parte del mais è geneticamente modificata. Quindi mi raccomando, facciamo questo discorso. Utilizzare possibilmente la cottura a vapore, che trattiene tutte le sostanze nutritive se dobbiamo cucinare i cibi, se no preferibilmente crudi, a crudo. Adesso fa un po' freddino, quindi la roba cruda non è che ci piaccia molto, quindi preferiamo la cottura a vapore. Poco sale, usiamo più spezie, mi raccomando, più spezie, in modo che così impariamo nuovi gusti e poi evitiamo tanto sale, perché i cibi che adesso vengono commercializzati nella loro confezione sono ricchi di sale, di glutammato, ok, e di zucchero per la conservazione. Quindi evitiamo questi ingredienti perché fanno veramente molto male al nostro organismo. Che tipo di bevanda prendere? Questo. Acqua naturale. Invece siamo abituati alle bibite. Le bibite che sono ricchissime di zucchero. E ai nostri bambini li riempiamo fino a qua. Caramelle, cioccolati, bibite, brioscine. Quindi tutti grassi, tutti zuccheri, niente sostanza. Io lo dirò sempre, tante schifezze. E i bambini poi sono iperattivi, non li controlliamo più. Quindi sono un pochettino questi gli scenari per un'alimentazione salutare e naturale. Cosa molto importante, che noi sbagliamo completamente. Colazione da re, quindi un'abbondante colazione, pranzo da principe e cena da povero. Noi cosa facciamo? Totalmente il contrario. Non mangiamo niente a colazione e poi alla sera ci abbuffiamo e andiamo a dormire. Questo è tutto il contrario, quindi lo stomaco e gli organi, invece di riposarsi, devono lavorare durante la notte. E quindi noi abbiamo un sonno irrequieto, ci alziamo la mattina che siamo già più stressati di quando siamo andati a letto e ci domandiamo come mai. Abbiamo anche problemi digestivi perché facciamo il contrario. Se la notte è fatta per riposare, è fatta per dormire, non soltanto il nostro cervello deve riposare, ma anche il nostro corpo, il nostro stomaco. Quindi
Mi raccomando, tutte queste cose dobbiamo fare. È un piccolo riassunto perché poi giornalmente uno deve imparare, perché ognuno di noi sa i propri difetti. Quindi possiamo piano piano togliere qualcosa che ci piace di più, perché il ci piace è una cosa molto sbagliata, che di solito ci piacciono le cose che non andrebbero mangiate o che non andrebbero fatte, giusto? Quindi mi raccomando, questi sono dei piccolissimi consigli che do a tutti voi per migliorare la nostra salute, e in questo periodo abbiamo veramente tanto tanto bisogno di prevenire le malattie, perché di virus ce ne sono già tanti. Quindi se il nostro corpo è sano, la nostra mente è sana e possiamo combattere anche le patologie nuove che stanno arrivando in questo secolo. Quindi mi raccomando, lo ripeto sempre, voletevi bene, perché i primi responsabili siete voi della vostra salute, io della mia salute. Quindi togliamo tutte le cose che ci possono fare male. Ciao ciao!